cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Gina Lollobrigida è ricoverata da alcuni giorni al campus biomedico di Roma. Il ricovero è stato necessario per accertare le sue condizioni a causa di una forte forma influenzale. Lo hanno reso noto fonti mediche. In particolare si teme che la febbre possa essere legata ad una polmonite. Nessun dettaglio è trapelato, si sa solo che dovrà rimanere in ospedale per accertamenti. Per la pagina dedicata al cinema che verrà è stata svelata la trama di Thor Ragnarok, il terzo film dedicato al supereroe interpretato da Chris Hemsworth. Thor si troverà imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo martello. Dovrà intraprendere una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok, la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana, per mano di una nuova potentissima minaccia, la spietata Hela, Kate Blanchett. Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale che lo contrapporrà ad Hulk. Rimaniamo nel mondo Marvel perché durante le interviste di presentazione del nuovo film di Michael Night Shyamalan, Split, Anya Taylor-Joy ha indirettamente confermato che il suo coprotagonista, James McAvoy, riprenderà il ruolo del professor Charles Xavier nel prossimo New Mutants. A questo punto le riprese del film potrebbero già partire quest'anno. New Mutants è un fumetto nato nel 1982 che racconta le storie di un gruppo di teenager con superpoteri che iniziano il tirocinio per diventare degli X-Men. Abbiamo parlato prima di Kate Blanchett che vestirà i panni della cattiva Hela in Thor Ragnarok e continuiamo a parlare di lei perché è stata la protagonista della mostra audiovisiva Manifesto, ideata e realizzata da Julian Rosenfeld nel 2015. L'installazione ha riproposto la storia di diversi movimenti artistici cercando di carpirne l'essenza ma testimoniando anche la loro finitezza, soprattutto attraverso il concetto che oggi l'arte è finzione e riproduzione. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!